Ma questo, io devo dire che secondo me sul fuoco spinge anche il governo Renzi, perché prima parlava col governatore della Puglia, noi abbiamo dei problemi enormi e uno ci lega con la Puglia che è la questione Ilva. Sì. È chiaro che se noi prima di risolvere questioni di questo tipo andiamo a spendere 3 miliardi di euro sull'accoglienza e non spendiamo i soldi per riconvertire i nostri lavoratori, buona parte, guardate, quei ragazzi hanno 40 anni almeno a Genova e non possiamo pensare di tenerli agli strumenti di solidarietà sociale per i prossimi 20 o 30 anni. Sono questioni aperte che chiaramente poi creano dei conflitti. Ora, quello che sta alla politica è fare in modo che questi conflitti non generino violenza e intolleranza, ma per far quello bisogna parlarsi. E secondo me il pensare di dire invece chiunque arriva in questo paese ha più diritti di chi in questo paese ci vive, ci abita, ci ha lavorato in passato, credo che sia sbagliato.